fatto personale, lasciamolo andare. Un attimo, un momento. Mi rivolgo ai colleghi che stanno ascoltando i numerosi interventi di un minuto a titolo personale. Il regolamento della Camera lo consente. Ci può piacere o ci può non piacere, c'è un limite, ma il regolamento della Camera consente questi interventi. Per cui io chiedo agli altri colleghi di ascoltare pazientemente o al massimo di uscire dalla sala, dall'aula. Come i colleghi del Movimento 5 Stelle sanno, c'è un limite numerico perché possono prendere la parola la metà meno uno dei deputati iscritti a quel gruppo. Quindi io, se voi siete d'accordo, proseguirei con gli interventi piuttosto. No, allora, chi è che vuole parlare? Siete in due? Siete in tre. Di Stefano. Sì, no, io faccio un richiamo, vorrei denunciare un fatto personale. L'onorevole Cera sta minacciando i nostri colleghi qui accanto, l'ha già fatto in passato. Fatto in passato, siccome questo, come dite voi, è un luogo democratico, crediamo che la violenza debba stare fuori, l'onorevole Cera torni a fare l'assessore anziché minacciare qua dentro le persone. Allora, grazie. Calma, la calma è la virtù dei forti, come sapete, ecco. Su che cosa Tofalo? Mi scusi, su deputato Tofalo, su cosa? No, ha già parlato però, deputato Tofalo, avanti, deputato Tofalo, le sto dando la parola. Signor Presidente, è inaccettabile sentire parole dal deputato qui presente: ti do un pugno che ti ammazzo. Va bene. È inaccettabile in quest'aula sentire queste parole. Quindi il deputato o va cacciato in questo momento, allora, o non so qui che succede. Deve uscire. Proseguiamo negli interventi. Anch'io, Fraccaro, anche lei sull'ordine dei lavori per fatto personale. Fraccaro. Sì, io vorrei sapere esattamente a chi si riferiva il deputato Cera quando minacciava di dare un pugno, quando parlava di paraculo, di coglione, e vorrei che questo fosse messo agli allora, atti. Guardate, se proseguiamo così ho l'impressione che non riusciamo ad andare avanti con gli interventi. Deputato Sibilia. Allora, io rispondo io al deputato Fraccaro in merito a questa questione. Il deputato Cera ha detto a me mezzo coglione e Alessandro Di Battista coglione intero. Va bene. E non è accettabile. Va bene. Allora, no, basta così. Allora, mi pare che no, basta così. Allora, è iscritto a parlare, basta così, abbiamo capito. Chi ha inteso, credo che tutti abbiano inteso il richiamo della Presidenza. Chi non vuole stare ad ascoltare gli interventi è libero di uscire, non si debbono usare parole di insulto nei confronti dei colleghi, e la Presidenza della Camera, che da qui non ha potuto ascoltare queste parole, ovviamente sa che tutto quello che avete detto è rimasto a verbale. Ora do la parola al deputato D'Ambrosio a titolo personale, un minuto sull'emendamento 1.50. Prego. Allora, Presidente, oggi ci troviamo qui a discutere del disegno di legge che è stato già approvato dal Senato e sul quale noi del Movimento, come avete visto, cari colleghi, stiamo decidendo di spostare la centralità della cosa sul Parlamento. E a tutti coloro che stanno dimostrando insofferenza a questo atteggiamento, vogliamo dare un chiaro e semplice messaggio. Benvenuti in Parlamento. Benvenuti in Parlamento, perché il Parlamento ha la centralità della Repubblica e non un governo che ci costringe perennemente a rincorrere disegni di legge sui quali non c'è la possibilità minimamente di discutere all'interno dei gruppi, all'interno delle commissioni e all'interno del Parlamento. Questo atteggiamento non è più tollerabile e da oggi in poi il Movimento 5 Stelle farà guerra a coloro che decidono in ogni modo di minare alla Repubblica Italiana. Grazie. Che ha la titolarità nel Parlamento. Grazie. Ha esaurito il suo tempo, è scritto a